Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Michela, sono una MOA e vi ringrazio tantissimo oggi per essere insieme qui con me. Ragazzi, oggi video dei prodotti preferiti del mese di luglio. Mi dispiace tantissimo registrare con così tanto ritardo, ma purtroppo per inconvenienti miei e personali non sono riuscita a registrarlo prima. Ma vabbè, fa niente, l'importante è fare le cose, giusto? Mi perdonerete. Il mese di luglio è stato un mese che penso ci ricorderemo tutti a vita per il caldo e l'afa delirante e sterminante delle nostre vite. Io mi sono truccata veramente il minimo indispensabile, infatti vedrete qua i miei prodotti che veramente io ho usato e ho amato alla follia. Non perdiamo tempo e partiamo. Il prodotto del mese detergente che mi ha veramente svoltato la pelle nel mese di luglio è stato questo prodotto qui di Lush. Si chiama Acquamarina, senza la C, strano. È un prodotto fatto a mano, come tutti i prodotti di Lush. Contiene ingredienti freschi, ha una scarica di ingredienti, tra cui glicerina, caolino, polvere di calamina, non so che cosa sia, gel di muschio irlandese, aloe vera, sale marino, oli essenziali, insomma un frac di cose. Ma quello che mi ha fatto veramente impazzire, qua ora ne vedete veramente poco, come vedete ci sono le alghette che sono strane da vedere, ma veramente io ho amato tantissimo questo prodotto perché con la mia pelle mista è stata la svolta, mi andava veramente a pulire la pelle in profondità. La mia pelle a luglio non tollerava assolutamente niente, sono andata per una skincare assolutamente minimal ed essenziale. Questo prodotto qui è stato una manna dal cielo, mi andava a pulire in profondità la pelle, asciugava veramente tutto il sebo, riuscivo a rimanere mattificata molto più a lungo utilizzando lui. L'unico sbattimento tra virgolette, ragazzi, è che bisogna, essendo una pasta diciamo, bisogna andarlo a emulsionare con l'acqua e bisogna capire all'inizio un pochino le quantità, ne basta veramente pochissimo. L'odore, vi dico la verità, non fa impazzire perché sa veramente di mare, però non sa di pesce, mi raccomando, non sa di pesce, tranquilli. Però veramente ho amato tantissimo questo prodotto quest'estate. Spero di riuscirlo a finire entro breve per poterlo smaltire. Veramente approvatissimo se avete pelle grassa e mista. Mi andava a pulire veramente tantissimo i pori. Non mi sono usciti particolari impurità ultimamente, per fortuna, grazie al cielo. Un altro prodotto che andavo ad utilizzare in combo insieme a questo quasi tutti i giorni, mattina e sera, ultra leggero e sottile sulla pelle, perché tendevo veramente a trasudare qualsiasi cosa, anche le normali creme che usavo, che utilizzo in primavera e in autunno, in inverno, vanno a farmi sudare tantissimo la pelle. La mia pelle non voleva assolutamente nulla, ma devo andarla a idratare perché la pelle va sempre idratata. Indipendentemente dal tipo di pelle che avete, anche la pelle più grassa del mondo va assolutamente idratata. E il prodotto con cui mi sono trovata benissimo nel mese di luglio è lui, il Deep Moisture del brand Madara. È un brand biologico certificato bio, ma oltre a questo è un gel ultra fresco, strepitoso, in confezione airless. Voi sapete ormai, se siete miei adepti da un po', sapete che io adoro le confezioni airless perché mantengono integro il prodotto. Come potete vedere è molto consumato ed era praticamente un gel super fresco, senza assolutamente nessun tipo di olio, molto leggero, a rapidissimo assorbimento. La pelle veramente se lo beve in un secondo, specifico per pelle grassa e acneica. In questo modo io andavo ad idratare la mia pelle avendo sempre dei principi attivi anti impurità. L'odore anche qua è senza fragranza, ma comunque ha un suo leggero odore che non mi fa impazzire. La pelle comunque rimane molto morbida e setosa, è già completamente asciutto e la pelle non me l'è mai andato a trasudare in nessuna maniera, era veramente come mettere l'acqua.
non ha principi opacizzanti o mattificanti, è solamente un normalissimo gel. Io l'avevo acquistato sul sito di Prevalia perché mi sembra che costi una trentina di euro. Io ero riuscita ad accaparrarmelo a 15 e in vista dell'estate. Ed è un gel oil free, quindi non contiene assolutamente nessuna forma di olio. Questo gel ve lo consiglio veramente se soffrite di pelle grassa e non riuscite assolutamente a tollerare nessun tipo di crema, anche la più leggera. Questo qui veramente va benissimo, lo consiglio molto per pelli giovani e per pelle acneiche come la mia. Ora la mia ormai non è più una pelle acneica perché sono riuscita a battere l'acne. Consigliata per pelle mista e oleosa, dategli una possibilità. Non lo trovavo adatto nel periodo in cui l'avevo acquistato di maggio, era già un po' troppo leggero, quindi cerco di andarlo a terminare assolutamente prima della fine di quest'estate. Un prodotto sempre skincare, in questo caso è un contorno occhi che non ho comprato ma mi è stato dato in omaggio quando sono andata da Mariano a fare praticamente faccio delle consulenze su richiesta personalizzate. Mi viene dato un budget e io creo una skincare personalizzata in base a budget, tipo di pelle, ci si conosce inizialmente, mi viene spiegato che cosa si vorrebbe andare ad ottenere dalla skincare e io creo una skincare personalizzata per i miei clienti. Se vi dovesse interessare potete contattarmi sul mio profilo Instagram, io ve lo lascio sempre qua sotto, ci sono tutti i miei dati personali e ci sono anche la mia email se non dovesse avere Instagram, ma siete interessati anche solo per delle informazioni e volete conoscere i miei servizi, potete mandarmi un'email qua sotto. Vi dicevo, io ciancio sempre un sacco, prodotto che mi è stato dato in omaggio dalla profumeria Mariano, sempre su richiesta, perché ultimamente non capisco come mai le profumerie iniziano ad avere il braccino corto e non ci danno più i campioncini, ma qua ragazzi noi vogliamo i campioncini perché dobbiamo provare e se volete che compriamo noi vogliamo provare prima, sempre. Ho avuto in omaggio questa Blue Therapy Eye del brand Biodermal ed è un contorno occhi molto molto interessante. Io lo sto usando prevalentemente la sera perché è un contorno occhi oltretutto di 5 ml, non ha fatto male, penso che lo porterò in viaggio con me a settembre quando andrò in ferie. È un contorno occhi abbastanza ricco, si presenta con questa consistenza molto corposa ma che si va ad aprire subito a stesura. È abbastanza corposa, ma man mano che si stende la crema, a parte la freschezza, non ha un profumo particolare, credo che non abbia addirittura fragranza, ma ragazzi lascia la pelle morbidissima, veramente un velluto. Vedo proprio che prendendo il sole ultimamente, io mi munisco sempre di protezioni solari, SPF eccetera, ma ultimamente quando ho preso il sole nell'ultimo periodo devo non aver messo molto bene la protezione solare nella zona del contorno occhi, anche se la metto sempre, si vede che non ne ho messa abbastanza e mi sono accorta di dei micro impercettibili segnetti di disidratazione della pelle. In questo caso io avevo già il mio contorno occhi che, ragazzi, vi anticipo già sarà bocciatissimo perché l'ho pagato una fucilata da Mariano sempre. Quando sono andata a fare quella consulenza avevo bisogno di un contorno occhi e poi ve ne parlerò nei prodotti bocciati. Assolutamente no, non mi sta soddisfacendo per il punto prezzo a cui me l'hanno venduto e mi sto trovando molto molto bene con lui, perché è veramente molto molto denso, coccoloso, vedo proprio che va a rimpolpare e a ridistendere la pelle. Io vi ripeto, ho 27 anni, non ho rughe, non ho ancora grossi cedimenti di pelle, però sto andando comunque a notare che sto perdendo un pochino di plumping, di rassodatezza, di polposità, diciamo, nella pelle.
Ricordiamoci sempre che se volete andare a rassodare la pelle, di munirvi di tanta pazienza e di fare dei massaggi. Trovate tantissimi tutorial di automassaggi al viso su YouTube. Oppure di munirvi dei roller, dei quarzi o addirittura dei guascia. Io vi lascio qua le immagini. E sono degli accessori per il massaggio del viso e l'automassaggio del viso che vanno a sgonfiare e a far ripartire il microcircolo nel nostro epidermide. Vi consiglio moltissimo l'utilizzo di uno di loro a fine skincare la sera. Vi va tantissimo ad aiutare la pelle ad assorbire più in profondità il prodotto. Provare per credere. Quei pochi prodotti makeup che ho utilizzato sul viso a luglio sono stati ad alternanza questi correttori qua. Ho utilizzato sia il Radiant Concealer di NARS, tonalità ginger. Il correttore di NARS è una garanzia, è un best seller da anni, a me piace veramente tantissimo. Questa qui è la mia colorazione ora che sono un po' abbronzata. Mi ci trovo veramente benissimo nella zona del contorno occhi, lo utilizzo poco sulle imperfezioni o sulle macchie da coprire. È molto coprente, elastico, non vi dico già che non è un prodotto economico, costa sui 20, addirittura 27 euro in full size. Ora ho visto che lo vendono nelle mini taglie, che dovrebbero essere la metà di questo formato qui. L'applicatore è fatto in questo modo, come fosse un rossetto, e è molto elastico, copre veramente molto bene. Non mi va a segnare assolutamente le occhiaie. Se viene messo ovviamente in quantità eccessiva, va nelle pieghette, quello è assodato, ma qualsiasi contorno occhi, se messo in modo eccessivo, perché vogliamo che vada a coprire di più. Oltretutto va a creare un pastone sotto l'occhio che è veramente brutto da vedere all'occhio nudo, e non aumentiamo assolutamente la coprenza, anzi andiamo a texturizzare ancora di più l'area del contorno occhi. E è veramente un correttore molto molto valido, a me piace moltissimo. Se no, un altro correttore famosissimo in giro da anni, forse saranno 10 anni che è in giro questo correttore, ed è assolutamente un low cost. Se non volete spendere i soldi per il correttore di NARS, vi posso assicurare che è altrettanto buono il cancelletà di Maybelline. Io, come vedete, ne ho già fatto fuori abbastanza. L'avevo acquistato per fare il video con mi trucco con prodotti usati su Vinted. Questo qui non era assolutamente un prodotto usato, l'avevo comprato da un rivenditore, era completamente sigillato e chiuso, perché assolutamente non andrei mai ad utilizzare un prodotto utilizzato da altri su occhi di altri sui miei occhi. Il mio è nella colorazione nude ed è veramente un contorno occhi coprente, molto molto elastico. Lo vado anche ad utilizzare su spose quando mi viene richiesto. È veramente molto molto valido, è opaco, non è un correttore luminoso, al contrario del Radiance di NARS. Questo qui non è un correttore luminoso, ma vi posso assicurare che idrata il giusto. Assolutamente mantiene l'elasticità della pelle, non va a segnare in nessuna maniera, anche se avete superato i 35, anche i 40 anni, questo qui è un correttore veramente molto molto valido. Assolutamente low cost, lo si trova dai 6 euro a massimo l'ho visto 11 euro, c'è una bidonata di prodotto. È molto molto comodo grazie alla sua spugnetta, ci sono parecchie colorazioni, quindi veramente vi consiglio di dargli assolutamente una possibilità. E soprattutto entrambi i correttori noto che si settano abbastanza bene anche senza l'utilizzo di cipria. Io ne vado sempre a passare un pochino, però quelle volte che sono di fretta, mi dimentico o non ho tantissima voglia di truccarmi il mattino presto, non metto la cipria e il correttore devo dire che si autofissano da soli. Quindi
tanto di cappello, provateli. Avrei scoperto i fondotinta in polvere perché in estate la mia pelle dà il meglio di sé, diventa mista e si lucida in una maniera strepitosa, manco lavorassi da McDonald's, ed è una roba strepitosa il fondotinta di Dolce & Gabbana in polvere, il Perfect Matte Foundation Powder. Voi lo vedete in questo formato qui. Questo qui era un tester chiuso che mi è stato venduto quando ho girato il video dei Mi Trucco con prodotti acquistati su Vinted. L'avevo pagato all'incirca 12-13 euro. Originale, con la sua confezione, costa una quarantina di euro, se non mi sbaglio. Li vale veramente tutti perché è un ottimo fondotinta. Va a mattificare molto bene la pelle, copre ma non fa un effetto polveroso che si vede, che siete truccate, assorbe molto molto bene il sebo in eccesso e lucidità. L'ho trovato molto molto setoso, come vedete l'ho utilizzato talmente tanto che è andata via anche la scritta Dolce & Gabbana. È stato veramente il fondotinta della mia estate 2022, me lo porterò sicuramente anche in vacanza. Un'altra cosa che andavo a fare, che non faccio in inverno ma mi piace molto farla in estate, è andare a mettere il bronzer. Io non sono una grandissima amante dei bronzer o dei blush molto molto intensi, ma avevo acquistato l'anno scorso, da Sephora in stazione centrale a Milano, il Fenty Beauty bronzer. Questo qui è il Sunstalker Instant Warm Bronzer, bellissimo, veramente stupendo, l'ho stra usato, costo sui 33 euro se non mi sbaglio, munito del suo specchietto. Fenty Beauty è il brand di Rihanna, non so se lo sapete, ha creato anche da qualche mese il suo brand skincare, che vorrei assolutamente provare. Polvere assolutamente setosissima, un po' troppo calda per i miei gusti, purtroppo ho notato che nelle colorazioni, essendo molto molto inclusivi, danno la precedenza alle colorazioni e ai sottotoni molto molto scuri, quindi a carnagioni non più caucasiche ma che vanno sullo scuro, sulla dark skin, e quindi giustamente è difficile di conseguenza per noi caucasici trovare delle colorazioni più freddine. Io l'anno scorso ero abbronzata, volevo un bronzer e ho preso questo qui è nella colorazione Private Island. Mi sto trovando veramente molto molto bene, usato e strausato, si fonde, è il bronzer che ho su in questo momento, non so se si riesce a notare, sì, un pochino si nota in questa zona qua, si fonde veramente moltissimo, si fonde veramente molto bene con la mia pelle. Con la polvere, con il fondotinta in polvere va d'accordissimo, ma ragazzi, quando lo applico su fondotinta in crema o in mousse, questo fa la magia, veramente è una magia, si fonde benissimo, va a diventare levigante in una maniera pazzesca. Peccato che non lo riesco ad utilizzare in inverno perché è molto molto è molto molto caldo per me in inverno, però straconsigliato e stramato per il mese di luglio. In barba all'armocromia, perché io sono una grandissima appassionata di armocromia, ma mi sto rendendo conto che quest'estate faccio veramente molta molta fatica a non utilizzare i miei amati ori, i miei amati bronzi e i miei amati marroncini, soprattutto anche nei rossetti. Un rossetto di Bottega Verde che non credo che troverete ancora, spero che non sia più fuori produzione, ma non ne sono sicura, è questo bellissimo rossetto. Dalla fotocamera può sembrare un rosa, ma non è un rosa, è un bellissimo nude marroncino, purtroppo sembra rosa dalla fotocamera, ma è più caldo di quello che sembra. E si chiama Rosa d'Oriente, è un rossetto cremoso, buonissimo, ha un profumo, i rossetti di Bottega Verde sono veramente molto buoni, mi ricordano
hanno proprio quella profumazione di cosmetico buono di una volta, non so se mi riuscite a capire, e è veramente un rossetto molto molto idratante. Io lo indossavo per tutti i giorni, mettevo magari tanto tanto mascara e prima di uscire di casa mi mettevo un velo di questo qua e mi dava veramente proprio la carica, l'estate. Purtroppo il problema di questi rossetti un po' caldi è che vanno a ingiallire i denti. Io purtroppo non ho di mio già i denti bianchissimi e diciamo che non va a valorizzare il bianco. Ecco, e è super super cremoso, direi che è un rossetto sheer, idratante, si fissa leggermente ma non è un rossetto a lunga durata, quindi in teoria va riapplicato, ma io quando esco di casa ormai è diventata quasi una tradizione mettere questo rossetto, mi lavo i denti e subito dopo metto questo rossetto qui. Mi dura circa un paio di ore, poi passato quel paio di ore riapplico un altro rossetto, un altro colore di rossetto. Non so se anche voi siete così, io sì. Mi piace cambiare rossetto durante la giornata, c'è chi piace cambiare outfit, a me piace cambiare rossetto. E prodotto capelli che ho acquistato da Kikuta ed è la protezione dal calore del brand Noa. Non so se conoscete questo brand, a me è capitato in passato di acquistare qualche loro shampoo, mi sono sempre trovata molto molto bene ed è uno spray termoprotettore, contiene al suo interno provitamina B5, che in questo caso non sono sicura di che cosa faccia, proteine del riso, ed è formulato per proteggere i capelli dai danni causati da piastra, fonna e calore in generale. Avevo assolutamente bisogno di un termoprotettore. Ho dovuto acquistare questo prodotto qua perché il mio santo ragazzo, circa a Natale dell'anno scorso, mi ha regalato un accessorio barra spazzola, vi lascio qua l'immagine, del brand Bellissima. Ed è praticamente un multiuso con cui riesco a fare più pieghe e c'è un accessorio che ha una specie di spazzola incorporata. Io oggi l'ho utilizzato ma intanto mi sono andata già a legare i capelli, quindi hanno perso il liscio. Comunque mi va moltissimo a disciplinare e a proteggere dal crespo. La mia parrucchiera di fiducia, se mi stai vedendo, cerco di shakerare il meno possibile il prodotto. Una volta che lo vado a spruzzare sui capelli, lo vado a distribuire con una spazzola. Non troppo, mi raccomando, perché sennò va ad appesantire troppo il capello. Fa il suo lavoro, mi ci sto trovando veramente, veramente bene. E ne ho già fatto fuori, direi, un quarto. Niente male, veramente niente male. E nel video dei nuovi prodotti, l'avete visto in un reel che è uscito qualche settimana fa, e sto parlando del Juicy Love di Clio Makeup. Questa qui è la colorazione TLK Power, colorazione sempre ricollegata al TLK, il Coco Love di Clio, ve lo lascio qua. Questa colorazione azzurra che tende a sbiancare i denti, al contrario di quel rossetto prima di Bottega Verde che vi ho fatto vedere, questo qui è proprio studiato apposta per andare a rendere otticamente l'effetto sbiancante sui nostri denti. È un gloss non assolutamente appiccicoso, non mi fa impazzire l'odore perché anche Clio l'ha detto, purtroppo i gloss rimpolpanti, perché questo qua è un gloss plumping, va leggermente a rimpolpare e idratare le nostre labbra. Purtroppo le formule attualmente in commercio tendono ad avere questo odore un po' chimico medicinale che loro hanno cercato di coprire con un leggero aroma di albicocca e vaniglia, se non mi sbaglio. Sento leggermente qualcosa di dolciastro, ma non riconosco benissimo l'albicocca e la vaniglia, ma fa niente. Questo gloss, ragazzi, è bellissimo, non appiccica in nessun modo, rimane molto molto, è molto molto persistente, fa una luce, ragazzi, che è qualcosa di bellissimo, perché io veramente lo trovo bellissimo. Hanno fatto, credo, un capolavoro. Mi sembra che costi sui 15 euro, non è super super economico, ma io mi sono voluta comunque togliere lo sfizio perché con i prodotti di Clio mi sono sempre trovata veramente benissimo, ho tantissima stima di Clio
perché mi ha cresciuta praticamente lei. Io quando ero ragazzina, vi parlo di 14 anni, più o meno, ora ne ho 27, anche 13 anni, non ero assolutamente in grado di prendermi cura di me stessa, non ero in grado assolutamente di sapermi valorizzare e in lei veramente ho trovato un'amica e una maestra. Quindi scusate, mi sto anche emozionando, no, non voglio piangere in video. Quindi veramente io ho tantissima stima del lavoro che fa Clio. E sono veramente, veramente contenta di questo prodotto. E ho visto che è uscito in altre colorazioni, se mi dovesse, adesso sta iniziando a pizzicare, come vedete, si vede leggermente, leggermente l'effetto rimpolpante. Non è assolutamente fastidioso, anzi è veramente molto molto soddisfacente come prodotto. A me piace tantissimo, può essere utilizzato da solo con un gloss, può essere utilizzato sopra un rossetto opaco per dargli un pochino di luce e un pochino di tridimensionalità. Io ultimamente lo sto utilizzando contornando leggermente le mie labbra sopra e sotto per ridefinirlo un pochettino. E applicando il gloss mi sto trovando veramente veramente bene. Oltretutto al suo interno contiene dei principi vegetali e degli ingredienti che sono contenuti anche nei Coco Love che vanno ad idratare le labbra. Mi sto trovando veramente veramente molto bene. Ragazzi, io avrei finito, spero in questo caso che non sia uscito un video lunghissimo. Se dovesse essere così mi dispiace tantissimo, ma io sono una chiacchierona e non ce la faccio a non parlare di cose che veramente mi appassionano tantissimo. Spero di avervi tenuto tanto a compagnia, come voi ne tenete veramente tantissima a me. Se avete delle domande, non vedo l'ora di rispondere qua sotto a voi nell'info box. Mi piace tantissimo parlare e comunicare con voi. Ringrazio tutti i nuovi iscritti. Vi lascio qua il mio canale di Instagram se volete andare a dargli un'occhiata. Vi lascio qua qualche mio lavoretto professionale da MUA se vi dovesse interessare. Vi ringrazio tantissimo, vi auguro una buona giornata. Al prossimo video, un bacione!